Buonasera a tutti e bentrovati alla sesta puntata del Salotto Culturale di Palm, dove questa sera pure presentiamo due libri. Ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato le volte scorse, come sempre, che siete stati in tanti, e ringrazierò chi ci guarda questa sera. Se avete delle domande da fare, ve lo dico già, fatele pure, che dopo, man mano, tra una domanda e l'altra, che faremo io e Lidia, a cui do la buonasera, Lidia. Buonasera. Faremo poi dopo le domande pure ai nostri ospiti qui presenti, però prima di iniziare e dare la parola a Lidia e farvi presentare appunto i nostri ospiti che sono qui, apro solo una piccola parentesi e la richiudo subito, come faccio tutte le volte, per ricordare che i nostri ospiti sono qui, che hanno presentato delle liberatorie da loro compilate, dove senza questa non si può prendere parte alla diretta, perché tempo fa, lo ribadisco, io soprattutto, ma anche le mie amiche Sara e Francesca, siamo stati di mira, presi di mira da una persona. Purtroppo siamo dovuti ricorrere alla polizia postale, c'è stato un po' di problemi e speriamo di averli risolti in questo modo qui. Quindi lo dico pure a voi, Sonia e Gino, se c'è qualcuno che ce l'ha con me, che scrive qualcosa con me o con Lidia oppure con questo programma, fatemelo sapere perché, visto che già la polizia postale ci siamo rivolti, se c'è qualcos'altro a questo punto scattano le denunce perché a tutto c'è un limite. Quindi chiudo subito questa parentesi e passo la parola a te, Lidia, per presentare i nostri ospiti e i libri. E per la prima domanda, prego. Allora, buonasera a Sonia Bucciarelli e a Gino Marchitelli. Intanto vi chiedo di mostrare la copertina dei vostri libri. Perfetto. Allora, Gino ha scritto Panico a Milano e Sonia ha scritto Non lo so perché l'ha tolta la copertina. Forse se riesco a leggere, imprevedibili effetti della convivenza. Perfetto, grazie. Allora, chi è Sonia, chi è Gino? O chi è Gino, chi è Sonia? Insomma. E Gino Sonia. lei, chiamo noi. Ok. Allora, io sono Sonia Bucciarelli, sono una scrittrice abruzzese diciamo che questa sera sono contenta, infatti dicevo anche ad Andrea perché sono in compagnia di Gino che scrive gialli. E io nasco in realtà come giallista, quindi diciamo che la passione della scrittura per me poi all'inizio si è concretizzata con questo genere. Invece il libro di cui vi parlo stasera è stata un po' una scommessa, un esercizio, ecco, è andato un po' per gioco perché è un romance. Ed è un libro che mi ha fatto prima di tutto scoprire una parte di me come scrittrice e anche come persona, perché è in chiave ironica, quindi l'ironia che naturalmente nei gialli non ho mai utilizzato, in questo libro ce n'è tanta e mi è servita per affrontare la tematica della convivenza, perché è un libro nato dal mio raccontare prima soltanto per me quello che vedevo in casa che combina il mio compagno e poi è diventato un libro. Bene. Gino Marchitelli, a te. Allora, io diciamo Panico a Milano, in questo caso particolare, è un libro che nasce dalla riscoperta di una storia vera accaduta sul Lago Maggiore nel 1943 e che è andata perduta nella memoria nazionale e anche un bel po' nella zona del Lago Maggiore, tant'è che solo alcuni settori di chi si impegna sulla storia della Resistenza e la storia d'Italia ricordavano questi fatti che sono stati raccolti dall'ANPI e dalla Casa della Resistenza vicino Verbania di Fondotoce. Io, ritrovando questa storia dell'olocausto che c'è stato sul Lago Maggiore nel 1943 e soprattutto di un particolare unico in Italia che racconteremo più avanti, ho preso spunto il sistema classico un po' di chi scrive gialli, noir, thriller, come accennava prima, che fanno parte anche un po' dell'attività di Sonia, ho diciamo scelto la linea del delitto e investigativa per trovare e costruire la scusa per far rientrare i lettori dentro questa vicenda che è un po' troppo persa e che invece è importante conoscere. Bene, chi sei? Ce lo dici, Gino? Come? Chi sei? Ce lo dici, Gino?
Ah, scusa, sono andato subito sul libro, che pirla. Hai fatto Pirla è un termine benissimo, fa milanista. niente. Vabbè, io sono e nasco come tecnico elettronico elettrico sulle piattaforme petrolifere dell'Eni. Ci lavoro 10 anni, dall'80 al 90, e insieme ad altri organizzerò le rivolte, le ribellioni dei lavoratori sulle piattaforme petrolifere contro l'introduzione del precariato. Quindi quello che oggi purtroppo è il destino di centinaia di migliaia di giovani o anche di gente età più alta che perde il lavoro e si trova infilato nel tritacarne del precariato, in realtà nasceva negli anni Ottanta e proprio le partecipazioni statali introducevano un elemento che all'epoca era anche vietato e illegale in Italia. Dopo quell'esperienza, io sono sempre stato un grande lettore, ma non uno scrittore, se non di attività sindacali, roba del genere. Sono costretto, perché perdo il posto, a diventare un artigiano, non troverò più lavoro dipendente, quindi divento un artigiano impiantista elettrico e la mia vita si sviluppa tra impegno sociale, politico e lavoro in proprio. Poi nel 2011 un personaggio importante mi dà l'input per iniziare a scrivere. Io rifiuto per 6 mesi, poi non lo sopportavo più. Ho iniziato a scrivere dicendo: tanto quando mi legge dice che faccio schifo, così la chiudiamo subito. E invece poi mi sono ritrovato pian piano in un giro di letteratura che ancora oggi mi lascia piuttosto sorpreso, perché non me l'aspettavo. Però forse era una cosa che era lì e c'era bisogno del detonatore per farla uscire. Bene. Andrea. Ok, intanto porto subito i saluti. Mia moglie Dele che vi manda i saluti, ci fa i saluti a noi conduttori, a te Lidia e a me, e fa un saluto pure agli ospiti, a Sonia e a Gino. Grazie Ciao Andrea. Adele. Un bacio. E io invece, visto che parlavate apposta, che vi siete avvicinati alla scrittura, qual è la scintilla che vi ha dato appunto il via proprio, in modo proprio di oggi voglio scrivere? Lei lo so, signora Sonia. Ecco Isabella A Galeotti pure che saluta me mi ha tutti. fatto tornare a scrivere proprio questa esperienza che ho iniziato 4 anni fa ormai della mia vita insieme a Silvio. E non è stata una novità perché anche per i libri precedenti è sempre stato un qualcosa della quotidianità che poi mi ha fatto scattare la scintilla e mettermi di fronte alla pagina bianca. Quindi quello che vivo, quello che accade intorno a me è sempre uno stimolo per la mia creatività, per le idee che mi possono venire. Perfetto. Per te, Sì, Gino? io sono in linea con quello che ha detto adesso Sonia, perché lo spunto sicuramente sono le esperienze personali quotidiane o ciò che ti circonda, nel mio caso ciò che mi circonda. Prendo spunto molto anche dagli aspetti sociali nei quali io gravito, ma la fiammella è stata proprio questa spinta da parte di Vittorio Agnoletto, che era il presidente del Social Forum a Genova quando ci fu il massacro sociale degli anni 2000 e la morte di Carlo Giuliani, che mi chiedeva di scrivere la storia dei giovani capelloni sulle piattaforme petrolifere, e io mi rifiutavo. Quando ho iniziato, si sono accavallate due cose. Una è stata la riscoperta di un fatto accaduto nel quartiere di Lambrate a Milano, dove io ho vissuto, un atto di bullismo che un giovane figlio di un noto medico aveva compiuto nei confronti di quattro ragazzini di 7-8 anni in un cantiere edile un pomeriggio quando gli operai erano andati via. E l'altro è stato, diciamo, il sentire la voglia di vendicarmi di tutti quelli che non mi avevano pagato i lavori fatti nei cantieri per delle somme strabilianti. E allora almeno nel libro li ho uccisi tutti, e così almeno mi sono un po', diciamo, liberato da quell'angoscia, almeno dal punto di vista letterario, visto che poi sono un legalista e quindi non farei mai una roba del genere. Però sul libro li ho conciati bene. Di solito è un classico, se uno qualcuno è antipatico lo fa sempre morire nel libro, chiunque. Ho notato questo. Sì, Interessante. infatti. Lidia, a te. Allora, Gino ci ha già parlato
proprio a grandi linee di cosa parla il libro. Quindi gli chiedo, ma chiederò anche a Sonia, di parlarci dei personaggi, o insomma di alcuni personaggi. Allora, in questo libro in particolare il protagonista è il professor Palermo. Il professor Palermo è un personaggio che nasce 2 libri prima come non un protagonista, ma un aiutante del mio personaggio seriale, che è il commissario Lorenzi della Polizia di Lambrate. In quel libro in particolare, che si chiamava Il Covo di Lambrate, avevo bisogno di trovare un meccanismo per raccontare anche lì un fatto della Seconda Guerra Mondiale, cioè quindi gli effetti di un fatto della Seconda Guerra Mondiale ai giorni d'oggi, ai giorni nostri. Chiaramente il commissario di polizia non può avere un'esperienza sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi in quel caso mi sono inventato questo personaggio che è un professore dell'Università di Milano della Statale che insegna Seconda Guerra Mondiale. Quindi uno studioso, e quindi lo utilizzo quando mi serve qualcuno che conosca quei fatti e possa aiutare la polizia piuttosto che svolgere un'indagine per i fatti suoi. Quindi il personaggio era un comprimario, non era un primario. Poi in quel libro è piaciuto molto ai lettori e da lì è diventato un personaggio individuale, di vita propria, che esce poi con L'assenza, che è un libro sul femminicidio, sulla violenza di genere, e arriva a Panico a Milano. Il professor Palermo è un uomo sulla settantina, è ancora piacente, è un siciliano trapiantato a Milano e ha una vita anche personale, sentimentale, complicata, però è una bravissima persona e che non sopporta l'ingiustizia. E avendo questa esperienza legata ai fatti del regime, della guerra, eccetera, eccetera, la mette a disposizione. È anche un tipo abbastanza simpatico perché scherza molto con un suo assistente che poi va sempre a finire nei guai per colpa sua, cioè del professor Palermo. E quindi questo libro in particolare vede il professor Palermo come personaggio determinante e prioritario. Bene. Sonia, personaggi? Personaggi? Incredibile Infatti della Convivenza, il personaggio è un personaggio reale, totalmente reale, perché è il mio compagno. E tanti mi hanno fatto notare che non è scontato che lui potesse accettare questa cosa. In realtà mi ritengo molto fortunata, perché di lui racconto tutto quello che fa. E guardare un uomo in casa, la particolarità è questa, che Silvio è una persona che si impegna molto, è anche più preciso di me, soprattutto quando fa le pulizie, quando cucina, perché a lui piace cucinare. E il libro, infatti, di pagina in pagina è costituito da piccoli capitoli che riguardano sempre lui che fa qualcosa, quindi lui cucina, lui che dicevo, si dedica alle pulizie, oppure agli hobby che ha, tipo lui la pesca, perché a lui piace pescare, o ad esempio a lui piace anche tentare la fortuna all'otto, quindi quando ci sono degli episodi in cui gioca dei numeri e poi non vince o vince qualcosina. Quindi è tutto incentrato su un personaggio totalmente reale. Che tu narri, immagino, in prima persona. Sì, sono una voce narrante e non compaio come personaggio in azione se non in appoggio a lui, però sempre dall'esterno, ecco, io sono sempre presente fuori. Sei critica, tanto critica, lo lasci fare. Come sei? No, critica no, perché il bello è proprio questo della scrittura. Anche oggi ne parlavo con una mia amica, e per me la scrittura è soprattutto elaborare qualcosa che vivo, una sensazione, un'emozione. Quindi scrivere questo libro mi ha permesso di elaborare tanti sentimenti che si provano insieme ad una persona. La convivenza poi non è semplice, e il bello era che magari iniziavo a scrivere di qualcosa che ero anche un po' magari risentita, e poi alla fine, grazie all'ironia, a fine pagina, magari tutto quello che sentivo si alleggeriva di tanto, e alla fine si scopre veramente che tutto quello che lui fa lo vedo sempre in una chiave
ironica, non riesco sempre a vedere più sfumature di questa persona, che poi in realtà significa scoprire le sfumature della coppia, perché viene fuori comunque che sia una squadra che nella quotidianità deve sostenersi. Bene, Bene, Andrea? prima di farvi la domanda successiva, c'è la domanda di Adele che vi chiede questo: se dovessero fare un film sul vostro libro, si presterebbe? Gino? Ma io ho fatto diverse esperienze, corsi di teatro, perché è una delle forme artistiche che più mi appassiona. E ho fatto anche dei corsi di scrittura teatrale perché ho questo sogno di riuscire a costruire proprio delle commedie, insomma, delle piccole opere teatrali. Questa cosa mi è rimasta e siccome ho dovuto crescere in un ambiente molto difficile, quello delle piattaforme, dove la gente era poco colta e bisognava riuscire a parlare con tutti. Ho dovuto trasformare magari tanti aspetti di una capacità verbale, grammaticale, letteraria che mi appartiene, complicata, complessa, legata anche alle letture classiche che mi hanno sempre contraddistinto fin da ragazzo. Ho dovuto imparare a parlare in maniera semplice, a spiegare i concetti in maniera molto semplice, quasi fotografica. E da lì mi è rimasto un po' nella scrittura, per cui in realtà sono già dei libri che hanno un grosso taglio, scenografico, mettiamolo così. Poi da lì all'aspetto del film già sarebbe una fortuna che ti scoprono. Poi magari, no? Si suol dire. Però diciamo, i miei sarebbero abbastanza pronti, almeno dal mio punto di vista. Poi magari uno scenografo, un produttore cinematografico direbbe: ma che schifezze sono queste qua, le dobbiamo rivedere tutte. Questo può essere ovviamente, no? Però chi mi legge si trova abbastanza dentro una forma fotografica, filmica. Bene. Ok, per te Sonia? Sonia? In realtà sono d'accordo anche io con Gino sulla linea della commedia teatrale, perché anche io ho fatto un corso di teatro e quando l'ho terminato, ancora non mi ricordo se l'avevo già scritto, il libro lo stavo scrivendo, avevo comunque in mente tutto quello che era, diciamo, lo schema di quest'opera. Proprio su un palcoscenico, perché in realtà si presterebbe molto, forse più di un film, perché basterebbe mettere un divano, un tavolino e due personaggi ai quali dare delle battute. È un sogno che avrei anch'io. Naturalmente ci dovrei lavorare, perché la scrittura teatrale è completamente diversa da quella poi del romanzo. E magari Certo. trovare qualcuno che potrebbe aiutarmi, o lo farebbe assolutamente. Come film ci ho pensato di meno, però per rispondere penso che magari sì, si potrebbe anche fare, però penso che sarebbe un po' più stravolto, dovrebbe ampliarsi molto di più. Invece, per come è scritto il libro, più su un palcoscenico teatrale, penso che si potrebbe vedere. Ok, adesso intanto vi dico come domanda quella che avrei dovuto farvi. Visto che tanto voi siete presi con impegni lavorativi, personali, familiari, quando è che trovate il modo durante la giornata per scrivere? Il momento più indicato per voi? Prego, Sonia. Per fortuna io ho un lavoro part-time e dopo dal Covid ho ancora tante ore smart working, vado in ufficio solo 2 volte a settimana, quindi nei ritagli di tempo quando riesco scrivo, anche ultimamente che ho ripreso a fare tutto questo. In passato, il momento della giornata in cui mi dedicavo di più è sempre stato la sera. Ok, Gino. Ma io ho una situazione abbastanza complicata, nel senso che tra organizzare concorsi letterari, festival nazionali del giallo, eccetera, fare
Io faccio anche narrazione teatrale insieme a Daniele Biacchessi. E gli impegni quotidiani, il circolo politico, l'associazione culturale, il lavoro elettrico che ancora qualcosa faccio, non riesco ad avere uno standard. Sicuramente ci sono delle situazioni che mi aiutano, per esempio nel mio caso quando piove. Cioè quando piove, se io riesco, devo proprio sparire dalla circolazione perché è uno dei momenti meteorologici letterari che mi aiuta molto, no? E ci aggiungo la musica perché sono un grande usufruitore di musica, oltre che musicista, e quindi quello è un momento che mi aiuta tanto. Purtroppo non riesco a fare quello che diceva il grande Hemingway, cioè che ogni giorno tu devi metterti davanti un foglio e devi scrivere, perché è una disciplina e devi farlo anche se quel giorno non ti viene fuori niente. Però dovresti proprio farlo sempre. Io purtroppo ancora non riesco, tant'è che mi accade, come è successo per esempio con il libro Il Pittore, che quando dovevo chiuderlo, avevo voglia di chiuderlo, sapevo che non ci sarei riuscito perché avevo troppi impegni lavorativi, mi sono messo lì e sono stato 48 ore in casa, chiuso, non rispondevo a nessuno, non facevo che scrivere, bere qualcosa, dormicchiare un po', cioè veramente ho fatto, penso, più di 18 ore al giorno di scrittura e in 4 giorni ho finito il libro. È andata bene che l'ho finito, però mi fa arrabbiare, però non ho ancora trovato l'equilibrio a questa cosa qui. Per esempio, il nuovo libro che sto scrivendo sembra una scemenza, adesso ho scritto 80 pagine nel giro di 3 giorni perché mi sono rinchiuso, come vi ho detto poco fa, però domani vado a Roma alla manifestazione per la pace, quindi domani mi salta tutta la giornata. Purtroppo è un po' a singhiozzo, un po' complicato la mia possibilità di scrivere. Spero di arrivare a un punto di dargli un equilibrio, anche perché c'è un sacco di roba da fare, quindi c'è bisogno di tempo. Ok, a te Lidia. Allora, vi chiedo di farvi una domanda a vicenda. Allora dai, inizio io. Cara Sonia, visto che hai questo bell'aspetto solare, no? Hai raccontato di questa, diciamo, possibilità, di questo sogno, di questo metodo legato all'aspetto del teatro, no? Al di là dello scrivere, tu riesci, cioè nella tua vita riesci a frequentare il teatro, andare a seguire spettacoli, eccetera, e ci lavori su questo? Perché, per esempio, se sei molto appassionata di teatro, potresti pensare di leggere Giovanni Testori. C'è un'opera omnia ed è uno dei più grandi realizzatori di teatro italiani, poco conosciuto, ma che ha scritto centinaia di opere rappresentate, ed è una persona molto importante, molto interessante, è morto, non c'è più purtroppo, però che può dare un grande aiuto agli amanti del teatro. Io ho lì l'opera omnia, ho letto ancora una commedia, non riesco, come dicevo prima, per questioni di tempo. Vorrei sapere quanto riesci con i tuoi impegni della vita quotidiana e se riesci a frequentare il teatro, quanto e se vivi anche in un posto che ti consente di poter frequentare molto il teatro. Sì, per fortuna sì, a Ortona c'è un teatro che è molto attivo, c'è una stagione teatrale che è piena di spettacoli importanti e ultimamente ha riaperto anche un cinema e ci auguriamo tutti che possa riprendere anche con la programmazione dei film, però intanto anche quello è uno spazio teatrale dove si stanno impegnando, si sta impegnando una coppia di attori che ha origini abruzzese, è stata fuori, quindi ha riportato la propria esperienza. E quindi diciamo che io il corso di teatro l'avevo fatto da ragazza a scuola, ho ripreso anni fa proprio qui a Ortona dove vivo. Poi per altri impegni non ho potuto continuare, però mi piace andare a teatro perché comunque è un po' come quando vai al cinema. Io mi emoziono molto anche quando vado al cinema.
teatro quando si apre quel sipario c'è una sensazione particolare, sia standoci davanti che dietro. Bello. Bene. Tocca a me Sì, allora Sonia, la una domanda. domanda è per Gino. Volevo chiedergli come mai proprio il giallo, perché questo genere, lui diceva che gli ha permesso di uccidere, tra virgolette, le persone con le quali aveva un conto in sospeso, però magari dal punto di vista più della scrittura, perché predilige questo genere? E se Ma proverebbe io... a scrivere anche qualcosa di completamente diverso, un po' come è capitato a me, che non l'avrei mai immaginato. Io in realtà cioè, leggevo tutt'altro che gialli, cioè, ho sempre letto classici e grandi scrittori italiani da Silone, Calvino, Sciascia, piuttosto che Primo Levi e Pratolini, Vasco Pratolini, che è un grande scrittore che ha avuto anche una storia particolare. E quando io ho iniziato a scrivere, non dovevo scrivere gialli perché doveva essere un libro di denuncia sulle vicende, quindi un'inchiesta storica sulle vicende delle piattaforme petrolifere. Però io non mi ritenevo all'altezza e quindi quando ho scritto, spinto da Vittorio Agnoletto, in quel momento sono capitate queste due cose che accennavo prima, quindi l'episodio di bullismo di questi ragazzini accaduto nel 67-68 nel quartiere in cui io vivevo. E contemporaneamente questo atteggiamento degli imprenditori edili che hanno utilizzato la crisi economica americana dei subprime e dei mutui per non pagare più. Quindi io dovevo fare una cosa completamente diversa e invece questo episodio dei ragazzini mi ha fatto venire in mente l'idea non di un atto di bullismo, ma di violenza sessuale e quindi come poteva condizionare la vita di una persona aver subito una violenza sessuale da piccolo. E quindi mi è partito un po' un incanalamento nell'idea di analizzare la vita di un quarantenne che aveva subito una roba del genere che nel momento migliore della sua vita gli ritorna in mente. E allo stesso tempo c'avevo voglia di sistemare i conti con questi qui che non avevano pagato. E quindi sono finito nel giallo per caso, diciamo così. Dopodiché ho scoperto che per fare denuncia sociale, analizzare quello che ci circonda e portare il lettore a essere intrigato e quindi a riflettere su quello che ci circonda attraverso le indagini, è un genere che funziona parecchio. Io però scrivo anche altro, per cui ho altri libri di formazione, di crescita, un saggio sui campi fascisti in Italia, un libro per bambini, cioè sono abbastanza poliedrico, diciamo così, nella scrittura. Quello che sto scrivendo adesso, per esempio, è semplicemente un viaggio satirico, ironico, dissacrante nell'Italia d'oggi, cioè non è un giallo, ma è un'analisi dello schifo che ci circonda, no? Quindi poi sono rimasto legato al giallo perché quando tu, come dicevi anche tu prima, inizi con un personaggio, il personaggio piace, a te piace, ti affezioni, si affezionano i lettori, allora tendi a riproporlo e quindi da lì nasce magari una presenza più costante sul noir e sul giallo. Io però ho la fortuna che un po' riesco, come dicevi anche tu prima, con questo tuo libro, che è completamente diverso, no, dai gialli, è un'altra storia, mi muovo negli spazi della scrittura e lo ritengo una fortuna non essere fossilizzato su un genere. Poi ovvio che la maggioranza del pubblico che mi segue è giallo e quindi sto sul giallo, però ho anche questi aspetti. Ok, nel frattempo è arrivata poco fa una domanda da Isabella Galeotti che ve la leggo, che per entrambi, c'è un luogo dove trovate l'ispirazione? Sonia, prego. Questo libro come luogo ha avuto la casa, la prima casa in cui abbiamo vissuto, però un luogo del cuore è sicuramente il mare. Diciamo che soprattutto nel mio periodo di vita a Pesaro mi ha aiutato tantissimo e poi l'ho ritrovato quando sono tornata in Abruzzo a Ortona, quindi ormai questo elemento fa parte della mia vita. Sì, io ne ho due in modo particolare. Un luogo è il quartiere dove sono nato e cresciuto,
quindi un quartiere popolare di Milano, molto importante nella storia della città perché c'era una delle più grandi fabbriche di autovetture, c'è stata l'università, c'è l'università, quindi i giovani, le contestazioni, ci sono stati un sacco di delitti sia di malavita che politici, insomma un quartiere molto molto vivo, di fermento. E l'altro è, come ha appena detto Sonia, quindi sono in linea, il mare. Soprattutto il mare del Salento, che ho riscoperto riprendendo la casa di mia nonna vicino a Ostuni e soprattutto andando in meridione, venendo giù fuori stagione, quando la natura e il mare del meridione compie il miracolo perché si toglie di dosso la porcheria del turismo e la natura, la gente, i profumi e i colori riesplodono in maniera totale e dal mio punto di vista estremamente coinvolgente. Ti ridà un fiato, ecco, non so come spiegare. Condivido. No, infatti è rigenerativo per tutti. Io dico, dopo l'estate il mare torna libero, finalmente. Sai, potessi fare una camminata al mare in inverno quando c'è una giornata di un certo tipo, insomma, non è mica come girare per Milano, tanto per. Abbiamo un'altra osservazione da Isabella per Gino, ha scritto Gino, conosco la zona e la vita e ti ringrazio. Grazie. Allora, io voglio fare come più che una domanda, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, siamo in largo anticipo, magari ci volete qu leggere qualcosa saliente per incuriosire a chi ci sta guardando? Sì, Prego. magari un po' del primo capitolo, l'incipit del primo capitolo. Sì, quello che volete voi, a vostro piacimento, quello che ritenete più opportuno. Ok, capitolo 1 si intitola Lui e la lavatrice. Il ciclo era partito, il rumore non era poi così forte, per me era una svolta. Quella lavatrice mi era apparsa semplice nelle indicazioni, eppure quasi silenziosa. Stavo in camera a sistemare dei calzini nel cassetto, i minuti passavano, ma Silvio non era ancora uscito. Lui era ancora lì, in bagno. Mi sono affacciata sulla porta e l'ho scoperto seduto sul coperchio del water davanti a essa, quella strana macchina in funzione. La fissava, la osservava e dentro di sé si poneva domande. Che fai? Gli chiesi. Sto vedendo come funziona. Io sorrisi e se ci fosse stato un emotion a rappresentare la mia faccia sarebbe stato quello con la gocciolina sul lato della fronte. Il bello fu che non è rimasto distratto da me, ma ha riportato gli occhi sulla lavatrice. Doveva vederla come una navicella spaziale atterrata tra gli umani e che con superpoteri a noi inspiegabili restava ferma nonostante tutta l'energia che sprigionava. Dopo un po', mentre io ero tornata di là, la sua voce. Ma quanto ci vuole? È più di mezz'ora. Sono sincera, io avevo messo il carico normale e avevo in effetti solo dopo letto sul libretto delle istruzioni che durava un bel po', ma la stavo testando. Si trattava di un primo tentativo. Cercai di rassicurarlo mentre lui blaterava qualcosa sul ciclo breve. Lo so, aveva ragione, ma non era la fine del mondo. Mi riaffacciai sulla porta del bagno e lui era ancora lì. Sarebbe stato divertente fargli una foto o un video, ma non lo feci. Forse intendevo conservare nella mia memoria, solo nella mia, quell'immagine che in realtà mi faceva tenerezza, perché conteneva la spontaneità del mio compagno, la sua ingenuità e naturalezza di un bambino, di un uomo adulto, ma che aveva in sé ancora la sua purezza d'animo, che in certi momenti veniva fuori senza timore. Perfetto. Brava. Questa è la linea. Vado. Vai, Sì, Gino. infatti. Molto interessante quello tuo. Il professor Palermo è l'assistente. Abbiamo detto prima che Palermo ha questo giovane assistente molto affettuoso con il suo professore e anche contraccambiato. E chiaramente spesso va nei guai. Quindi, vabbè. Qualcuno suonava il campanello. Aprì la porta e si trovò davanti Marco, il suo assistente, completamente scompigliato e con gli occhi gonfi. L'impressione era che non dormisse da un mese.
Ma che hai fatto, ragazzo mio? Prof, questa storia dell'assassinio di Gennaro Sparacino non mi fa dormire. Continuo a cercare notizie, a navigare in rete, ma di quell'uomo non si trovano molte informazioni oltre quelle che abbiamo recuperato in biblioteca. Il professor Palermo lo guardò affettuosamente. Su, vieni in cucina. Ci prendiamo un caffè e ragioniamo. In questi giorni anch'io ho indagato sul conto dello Sparacino, ho messo insieme un po' di tasselli sulla storia della sua vita, alla ricerca di un movente per un omicidio così aberrante. Si sedettero sul piccolo tavolo dalla forma allungata che occupava buona parte del locale che faceva da cucina nell'appartamento del professore. I mobili erano tutti datati. Sembrava di entrare in una di quelle pubblicità in bianco e nero degli anni 60 adatto a carosello. Il resto della casa era stato ristrutturato dal professore alcuni anni prima, assumendo un aspetto molto più moderno e accogliente, un pregio che la sua amante Sara gli riconosceva ogni volta che arrivava a trovarlo, scappando dall'infelice quiete della glaciale vita con il marito in Sicilia. Solo la cucina e il bagno erano rimasti così come erano all'epoca dell'acquisto. Marco osservava il professore mentre armeggiava con la caffettiera. Era curioso vederlo nelle vesti di un quasi pensionato, senza il proverbiale cappello a falda larga e il gilet color arcobaleno, i piedi dentro le pantofole dai colori scozzesi con il bordo in pelo sintetico e la giacca di pile bordeaux indossata sopra il pigiama. Perdeva l'aura del professore universitario temuto e rispettato dai suoi studenti, e la fisionomia, con l'aria stanca del mattino, fece venire in mente a Marco la struggente canzone Il pensionato di Guccini. Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia e come anche la storia sia passata tra quei muri, e ancora mi domando se sia mai stato felice. Alcune parole del testo piombarono nella testa del ragazzo, che iniziò a osservarlo in un modo diverso dal solito. Non poteva certo immaginare che il suo datore di lavoro fosse in realtà un uomo ancora pieno di energie e risorse, anche in campo sentimentale e sessuale, cosa che non aveva mai fatto trapelare al suo assistente. Il ragazzo provò un po' di malinconia e Palermo se ne accorse. Hai una brutta cera, mi sembri perfino triste. Hai qualcosa da dirmi? Il ragazzo si scosse. No, no, prof, che cosa? Dimmi, non avere timori. Mi perdoni, ma a volte la vedo così solo che mi sento in difficoltà per lei, un po' come mi accorgo dei miei genitori che invecchiano giorno dopo giorno. E Palermo rise. Ma vuoi dire che mi vedi vecchio? E Marco arrossì. No, è che io, cioè, insomma, volevo dire, cioè, non volevo, non vorrei che lei pensasse che... Palermo posò una tazzina davanti al giovane, gli versò il caffè e gli servì alcuni biscotti. Poi allungò una mano per toccare quella del ragazzo. Ti assicuro che sto benissimo. Non solo non mi sento vecchio per niente, e a dispetto delle apparenze ho anche una grande energia e una relazione interessante e molto coinvolgente, se è questo che intendevi. Mi scusi, prof, mi vergogno come un cane, non dovevo entrare nella sua sfera personale, ho avuto un momento di tristezza. Il professore sorrise, prese il portafoglio dal tavolo e tirò fuori una fotografia di Sara in una posa molto affascinante. Era bella e dimostrava diversi anni in meno di quelli che aveva realmente e la passò al ragazzo. Ecco qui, questa è la mia compagna, si chiama Sara. Siamo felici e innamorati. Marco sollevò le sopracciglia nell'osservare l'immagine della donna che oggettivamente era molto bella e restituì la fotografia senza proferire parola. Embè, che te ne pare? Sono mortificato, mi scusi. Non volevo invadere il terreno dei suoi sentimenti. Palermo era divertito e Marco aveva le orecchie in fiamme per la vergogna. Se non la smetti di imbarazzarti, caro Marco, potrei prendere alcune uova e cucinarle sulle tue orecchie. Ti saranno arrivate almeno a 1000 gradi. Perfetto. Molto bene. Ivia? Ecco fatto. Sì, prima. Sembrava di essere lì con loro. Per entrambi, sì, infatti, molto avvincenti.
Ci Entrambi, sono, tutti e due gli estratti. prima ci sono i saluti di Viviana Nobilini. Infatti, eccoli, aspetta che li metto, che loro non l'hanno visti prima che stavano già in regola. E poi abbiamo Angela Cautore, che c'è pure lei. Salutiamo Ciao, ciao Roberto. a tutte voi. Grazie della presenza e grazie dei saluti. Allora, Bucciarelli, Marchitelli, tre motivi per leggere il vostro libro, i vostri libri. Vado. Allora, leggete Imprevedibili effetti della convivenza perché o se convivete o se avete convissuto, anche se siete uscite da un momento difficile, sicuramente vi farà tornare il sorriso. L'obiettivo che abbiamo io e Silvio con questo libro è proprio questo, di regalare un momento di leggerezza a chi legge, naturalmente leggerezza come la intendevano, adesso mi sfugge la citazione che nel libro c'è, Calvino, una leggerezza che si sì, fa sorridere, però in questo libro porta anche a delle riflessioni e quindi sarebbe bello anche se magari in coppia lo si leggesse. Il libro è anche disponibile in ebook, quindi per coloro che amano anche questo formato lo possono leggere. È molto piccolo, quindi lo potete tenere con voi a leggerlo anche in diversi momenti della giornata, un po' una finestra su un altro mondo. Bene. Gino? Ma diciamo che questo è un libro particolare, piuttosto impegnato. Un motivo per leggerlo può essere quello di voler scoprire questa cosa unica in Italia, accaduta nella zona di Verbania, quando le SS realizzarono l'unico forno crematorio che c'è stato in Italia, chiamiamolo artigianale, perché l'altra era la risiera di San Saba, che però era un campo di sterminio nella zona di Trieste, a Verbania, l'SS, per far sparire una famiglia di Torino ricchissima che avevano catturato e che scappava dall'Italia con 10 volte i soldi che aveva Mussolini quando scappava, quindi 40 milioni di lire in tasca invece dei 6 che aveva Mussolini, l'SS, che hanno capito che la guerra finirà male, decidono che di questi non si deve sapere più niente, quindi non li mandano nei campi in Germania, ma li uccidono, li fanno a pezzi, li bruciano nella caldaia di quello che oggi è l'ufficio anagrafe del comune di Verbania. Quindi se uno vuole scoprire una storia tremenda e soprattutto scoprire che c'è stato un forno crematorio di questo tipo in Italia dove sono andate in fumo, scomparse 4 persone, padre, madre, un figlio di 19 e una figlia di 14, questo è un motivo. Il secondo, perché noi abbiamo bisogno di mantenere un rapporto, una relazione con la storia e con la memoria, soprattutto in tempi complicati come questi, dove si ripresentano conflitti che sono vicino a noi e che sono molto pericolosi. E il terzo è perché magari scoprire un elettricista che si è ritrovato nelle vesti di scrittore magari può intrigare e dare l'idea che tutti, nel senso generico del termine, abbiamo dentro di noi delle fiamme di arte e che forse hanno bisogno solo di trovare il luogo, il punto, il motivo e l'ambito dove esprimersi. Io, girando tanto l'Italia, trovo persone poco conosciute che sono straordinarie e che meriterebbero completamente altri scenari. E quindi, se volete scoprire come dice Daniele Biacchessi, un elettrogiallista, potete provare a leggere qualcuno dei miei libri. Bene. Andrea? Ok, già visto che sono qualcosa, ho iniziato ad accennare dove si può trovare il suo libro, poi tanto vi voglio dire dove potete approfondire proprio, dove si può trovare proprio il vostro libro, su vari store, queste cose qui, dove possono trovare voi. Per chi volesse contattare, se c'è qualche canale social, profili. Il libro si può trovare su Amazon. Perché questa volta, diciamo che questo libro coincide anche con un'altra esperienza mia, non solo di cambio di genere, ma anche la prima esperienza in self-publish.
ed è disponibile quindi su Amazon sia in cartaceo che in ebook. Come riferimenti e contatti con me c'è il sito www.soniabucciarelli.it dove vi invito per conoscere me e anche tutte le altre attività di cui mi occupo che hanno a che fare con i libri e anche perché anche da lì si può acquistare il libro e si possono acquistare anche gli altri libri pubblicati in passato. E poi c'è anche una sezione per il blog se vi va di seguire anche quella a me fa piacere. E poi la pagina Facebook Sonia Bucciarelli. Perfetto, Gino. Io ho una pagina Facebook come Gino Marchitelli, che è quella anche più impegnata sulle attività sociali e politiche, eccetera, eccetera. E poi c'è Gino Marchitelli, scrittore, che è quella più, diciamo, collegata allo scrivere. Il sito è ginomarchitelli.com. Io sono pubblicato da quattro editori, due importanti, due un po' minori, per cui mi si trova un po' dappertutto, se non in tutte le librerie lo si può ordinare, online è facile. Io dico sempre che se qualcuno ha piacere qualche volta anche di prendere direttamente i libri da me o contattandomi su Instagram, Facebook, WhatsApp, quello che è, attraverso, o anche attraverso il sito ginomarchitelli.com, non è tanto il ricevere il libro con la dedica, ma creare un rapporto di conoscenza e di consolidamento anche di aspetti di amicizia che si costruiscono nel tempo con i lettori. Io attraverso le presentazioni ormai ho circa 5.000 indirizzi mail e telefonici e mi confronto spesso con gran parte di chi mi legge e diventa una storia che va oltre lo scrittore perché si costruiscono discorsi, conoscenze, relazioni che hanno anche un ampliamento a 360 gradi che vanno anche nella vita, nelle storie personali, non solo nello scrivere. Quindi i libri si trovano online ovunque, nelle librerie del nord più facilmente, nel centro-sud se non si trovano si possono ordinare e poi, come dicevo, anche in ebook, però attraverso anche il mio sito ginomarchitelli.com. Le opere sono 17, di queste 6 sono in self. E 11 sono con gli editori che sono Yakabook, la Fratelli Frilli e Infinito Edizioni ed Evento di Zefiro. Ok, e c'è un'osservazione poco fa che è arrivata da Angela per Gino, che adesso te la leggo. Non sempre possiamo fare quello che sogniamo, ma ci sono qualità che abbiamo dentro ed è bello realizzare i propri sogni. Condivido. A volte anche solo con la fantasia, magari non lo puoi fare, però puoi sognare, no? Infatti, Senza star Lidia. male, però, dopo. Allora, progetti futuri? Allora, io ho ripreso a scrivere da un mesetto, avevo un'idea in testa, in realtà ce l'avevo nel cuore prima che in testa, e ci ha messo un po' di tempo per trasferirsi dal cuore alla testa perché è ispirato alle figure femminili della mia famiglia. E quindi l'ispirazione anche in questo caso è dalla realtà e vediamo come procederà. Non è semplice perché sto vedendo che è un processo un po' di connessione, un po' strano dirlo, però con queste persone che chi c'è e chi non c'è più, perché poi la scrittura ha questo potere magico secondo me, quindi è un viaggio nuovo che sto provando con la scrittura, vedremo dove mi porterà. Molto bene. Gino. Io sono in ballo con il nuovo libro, quello che accennavo prima, da Milano alla Puglia in viaggio con il morto, dove c'è questa storia di una famiglia borderline di un quartiere popolare di una città dell'area metropolitana milanese, di gente che vive di espedienti, mezzi delinquenti, ma sono anche molto ignoranti, e di fronte a un lutto improvviso in casa gli viene un'idea strampalata di come risolverlo. E quindi partono da Milano per arrivare in Puglia. E attraverso questo viaggio scopriremo quegli aspetti dell'Italia berbenista in giacca e cravatta, piena di luoghi comuni
e di ipocrisia che si sentono i migliori e moralisti del mondo, che invece magari sono anche peggio dei delinquenti, e quella parte dell'Italia emarginata che forse invece si rivela più solidale e vicina e caritatevole degli altri. Quindi questo poi esce il 24 novembre, quindi siamo lì e parte. Poi mi è stato richiesto da un grande editore un inedito con un nuovo personaggio. Ho già iniziato e sarà un ispettore salentino che torna in Puglia e dovrà affrontare temi della piccola criminalità, quindi non la grande criminalità, ma quelle storie tremende che si leggono a volte sui giornali di delitti veramente terribili, impregnati in una società che magari cerca di nascondere, no, alla gente. E quindi questo è un libro che andrà poi a questo editore e si spera, se gli piacerà, che possa consentirmi un ulteriore salto di qualità. Poi uscirà la settima indagine del commissario Lorenzi, credo alla fine dell'anno prossimo, all'inizio di quello dopo, con la Fratelli Frilli di Genova, e poi sto lavorando al progetto di una storia di un nonno e bambini. Il nonno è stato partigiano e a un certo punto decide di sparire con i nipoti per fargli fare un viaggio di formazione e farà impazzire tutti i genitori, polizia, eccetera, perché non li trovano. E lui, da buon partigiano, sa come fargli imparare cosa vuol dire la vita in pochi giorni facendo impazzire il mondo. Questo sarà ambientato in Appennino, nella zona di Borgotaro, in provincia di Parma. Quindi sto lavorando a queste robe qua. Ok, non so se volete dire qualcos'altro, visto che abbiamo ancora tempo, oppure se c'è chi ci sta guardando, se avete qualche domanda da fare, pure te, Lidia, se hai qualche domanda ulteriore che ti viene in mente. Ascoltando Gino, intanto mi arrafferai subito tutti i tuoi libri. Mi chiedo intanto dove trovi il tempo per documentarti, le fonti, e poi tu dormi la notte. Cioè, è bellissima questa cosa, di riappropriarsi delle fonti per scrivere dei libri. Non tutti magari ne hanno il tempo, eccetera. Tu, quando riesci a farlo? Ti dicevo prima che è un casino, no? Però diciamo, ho fatto una scelta che è quella, soprattutto quando scrivo libri che hanno una storia. Cioè, quindi non è solo l'aspetto sociale, perché magari tu, che ne so, c'è un problema di violenza di genere, quindi leggi degli articoli, leggi qualche libro e riesci a costruire una storia. Quando invece devi andare a mettere mano alla memoria, è molto più complicato. Io ho scritto un libro che si chiama Milano tra utopia e rivoluzione, che devo dirti sinceramente è stato persino interessante per me stesso, perché per raccontare la vita di una ragazza meridionale che si trasferisce a Milano nel 69, e po poco prima dello scoppio della bomba di Piazza Fontana, e lei quando arriva a Milano è ignara, insomma, di tutte le cose che sono successe nel paese, perché viene da un posto perso in Puglia, eccetera. In quel libro lì io volevo farle incontrare gli accadimenti che ci sono stati in Italia e nel mondo tra il 69 e il 74, quindi Piazza Fontana e la strage di Piazza della Loggia. E sono andato a cercarmi i giornali, ogni tanto andavo alla biblioteca Sormani di Milano a cercare i giornali dell'epoca, a leggere, e quindi facevo una roba tremenda, per cui magari mi facevo 8 ore di cantiere, l'elettricista, poi non tornavo neanche a casa a cambiarmi, andavo in biblioteca, andavo a prendermi il libro, andavo a leggermi il giornale, prendevo appunti, e quel libro lì, per esempio, che è di 400 pagine, ne ha 100 di note storiche, perché ho voluto mettere alla fine tutti gli elementi che mi avevano ispirato, sia di vicende famose e conosciute della storia del nostro paese, ma anche cose assolutamente sconosciute, andate dimenticate. Quindi io faccio un po' un esercizio di palestra mentale e intellettuale anche verso me stesso. Cioè, dopo aver perso il lavoro nell'ENI ed essermi dovuto arrangiare per una vita a fare impianti elettrici, ho deciso di ritagliarmi all'interno del lavoro da elettricista lo spazio per darmi la consolazione
di ritrovare un aggancio con la letteratura, con i libri, con la storia, col leggere, col conoscere altri scrittori, andare in giro, andare a teatro, come dicevo prima, l'amica Sonia, no? Eccetera, perché non, a Milano si vive in un tritacarne. Milano è un tritacarne, quando ci finisci dentro ne esci, se ti va bene, in carne macinata, se no in scarto, in polpette, no? Per cui devi riuscire anche nei periodi di difficoltà economica, io fortunatamente ci sono riuscito anche abbassando le mie pretese dalla vita di tutti i giorni in termini economici, a darmi questa possibilità, cioè quindi quella di darmi la consolazione di ritrovare il piacere di un libro, di uno studio. E tutti mi dicono che la mia giornata è fatta di 36 ore. E non di 24, no? Devo dirti che ultimamente ci credo, perché a volte anche la mia compagna mi dice: ma tu come caspita fai che prima eri a Verbania, sei arrivato alle 2 del pomeriggio, hai scritto 10 pagine, poi sei andato a fare la manifestazione, sei tornato, hai letto mezzo libro, eccetera, eccetera. E io penso che un po' sia un'autoviolenza che mi faccio per recuperare il tempo perduto. E da un altro lato, avendo ormai superato i 60, io di morire ignorante non c'ho voglia. Per cui voglio riprendere tutto il possibile, studiare, 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 conoscere altri scrittori. Cioè, voglio proprio ritrovare un rapporto con la parola. Ecco, con la parola e col senso e il valore della parola e dell'intelligenza che è andata perduta in questo paese. Infatti il tour che faccio con Biachessi si chiama Parole in Volo, perché sul palco leggiamo estratti di Sciascia, Primo Levi, Silone, Pasolini, Alda Merini, eccetera, per dare proprio la sensazione di quanto la scrittura, la letteratura e la parola sia vitale per darci un cuore pulsante. E quindi cerco di arrabattarmi, via. Ci provo a fare tante cose, magari non bene, però tante. Molto, molto bene. Andrea? Ok. Altre domande? Non sono arrivate più niente, non so se avete qualcos'altro da dire, se no concludiamo qui. Sonia, qualcosina? No, se non mi sta piacendo tanto ascoltare il Gino e trovo tante cose in comune, anche quando ha utilizzato il termine ritagliarmi del tempo per comunque quello che ritiene che possa arricchirlo dentro. E in questo anche mi sono ritrovata perché anche io faccio un lavoro che è completamente diverso da quello per cui ho studiato e quindi è un po' un compromesso che faccio con me stessa. Devo assolutamente dare spazio nella mia quotidianità alla scrittura oppure a quello che ha a che fare con i libri o anche semplicemente andare a teatro. Perché se no vengo divorata da quello che poi vivo, cioè mi serve per vivere, però lo capisco il discorso che ha fatto, quindi è un'esigenza molto forte, quindi cercare questo equilibrio. Sonia, Lidia, Andrea, cioè io potrei tentare di sintetizzarla in una parola. Certo, a uno sembra, no, che uno lo dice sì, tu fai presto a parlare perché ci riesci, no? Ma non è così, perché ognuno di noi ha tutti i suoi poi problemi quotidiani complicati, no? Cioè io ho dovuto lavorare 8 anni per pagare i debiti di quello che, cioè, mi hanno lasciato quelli che non mi hanno pagato. Non è una roba così semplice. Però io a un certo punto ho deciso di ascoltare il cuore. E se il cuore mi diceva: tu in tutto sto bordello devi comunque leggerti quel libro lì, e io ho trovato il modo, il tempo spezzettato, eccetera, di farlo, cioè di riappropriarmi delle richieste del cuore, che nel mio caso, oltre all'attività e alla sensibilità personale quotidiana verso la famiglia, i figli, quello che è, eccetera, eccetera, è questo grande rapporto con la musica e col libro. E quindi io sono contento, sono incasinato, ma sono contento. Molto bene, grazie. E lo auguro a tutti, lo auguro a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.
niente, se non c'è altro, allora vi ringraziamo Sonny e Gino per essere stati con noi. Speriamo che vi siate divertiti. Se vorrete Sì. tornare con nuovi libri, fateci sapere che vi accoglieremo con nuovo piacere per una nuova edizione del 2023. Ok, Aiutami. speriamo. Sì, Va perché già si bene. sono prenotate diverse persone, lo dico già, abbiamo già 12 serate piene per il 2023, alcune andranno a finire già nel 2024, quindi lo dico già in anticipo, è partito già col boom, nonostante che poi siamo alla sesta puntata, va a finire che tra un po' dovremo chiudere le prenotazioni, se no andremo a finire al 2025 pure. Yes. E L'importante è che quindi... fermiamo la guerra, sennò siamo fottuti tutti. Eh sì, soprattutto quella, Dobbiamo speriamo che si fermare la fermi. guerra. Infatti. Detto ciò, ringrazio anche chi è che ci ha seguito, chi è che ha posto delle domande e vi do appuntamento alla settimana prossima di mercoledì che avremo come ospiti Claudia Palombi e Claudio Spinosa. E con questo è ovviamente tutto. Grazie di nuovo a tutti quanti e ci vediamo mercoledì prossimo. E con Lidia ci ritroviamo Grazie. venerdì. Ciao a Venerdì. tutti. Ciao Sonia e ciao Gino. Ciao. 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 Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.